Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Glucorange Polimed ultimo aggiornamento, 17 agosto 2021. Cos'è Glucorange? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Glucorange durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Glucorange? Glucorange è un farmaco a base del principio attivo glucosio monoidrato, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico test per il diabete. È commercializzato in Italia dall'azienda Polimed. Glucorange può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Glucorange 75 g/180 ml, sciroppo, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Polimed, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo glucosio monoidrato, gruppo terapeutico ipoglicemizzanti orali, forma farmaceutica sciroppo. Indicazioni Glucorange è un farmaco preparato allo scopo di poter fornire una soluzione glucosata stabile e sempre pronta per l'esecuzione dei test basati sul carico orale di glucosio. Posologia Glucorange è un test da carico orale. Il paziente deve assumere per via orale il contenuto di un flacone di Glucorange 180 ml diluito con 50-100 ml di acqua in una singola somministrazione. L'inizio della ingestione viene fissato come tempo zero. L'ingestione deve avvenire entro 5 minuti. Per tutta la durata del test il paziente deve rimanere sdraiato senza mangiare né fumare. Preparazione del paziente nei 3 giorni antecedenti la prova. Si consiglia di non assumere farmaci, svolgere una normale attività fisica ed una dieta normale con prevalenza di carboidrati. Dosaggio. Adulti. 75 g di glucosio, 180 ml di glucorange sciroppo, gestanti. 100 g di glucosio, 240 ml di glucorange sciroppo, bambini. 1,75 g per chilogrammi di peso ideale, in relazione all'altezza del soggetto, dose massima 75 g, secondo lo schema seguente: chilogrammi di peso corporeo ideale ml di glucorange sciroppo, 10, 42, 20, 84, 30, 126, 40, 164, 43, 180. I prelievi ematici verranno effettuati prima della somministrazione del glucosio e dopo 30, 60, 90, 120 minuti. Nelle gestanti i prelievi successivi alla somministrazione del glucosio devono essere effettuati a 60, 120, 180 minuti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. La somministrazione di 180 ml di glucorange sciroppo è controindicato in presenza di turbe dell'assorbimento gastrointestinale, in soggetti con glicemia a digiuno ripetutamente superiore a 125 mg/dL di plasma venoso, o 120 mg/dL di sangue intero capillare o venoso, o ripetutamente superiore a 200 mg/dL qualora il prelievo non sia stato effettuato a digiuno, ma casualmente nell'arco della giornata. Il test non ha valore diagnostico in situazioni che possono interferire con l'assorbimento e l'utilizzazione del glucosio, stati febbrili, trauma, gastroenteroanastomosi, eccetera. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: somministrare sotto il controllo del medico. Nel caso in cui al momento del test il paziente sia in cura con farmaci che possono aumentare o ridurre la tolleranza glucidica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: tutti i farmaci che riducono o aumentano la tolleranza glucidica possono influenzare i risultati del test. Riducono la tolleranza glucidica: tiazidici, corticosteroidi, contraccettivi orali, caffeina, indometacina, difenilidantoina, nicotina, acido nicotinico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Glucorange durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Glucorange durante la gravidanza e l'allattamento? Non esistono controindicazioni collegate al periodo di gravidanza ed allattamento, tuttavia il prodotto deve essere somministrato sotto diretto controllo del medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: non sono segnalati effetti sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari dopo somministrazione del farmaco.
Tuttavia, nelle 2 ore previste fra i prelievi non è consigliata la guida né altre attività fisiche. Effetti indesiderati: si può verificare uno stato di nausea che può giungere al vomito. In questo caso il test sarà invalidato. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: il sovradosaggio in pazienti con insufficienza relativa od assoluta dell'attività dell'insulina, qualunque ne sia la causa, ha come conseguenza un rallentato ritmo di utilizzazione del glucosio e quindi un aumento del suo livello ematico. Una glicemia elevata induce aumento della diuresi e potenziali alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico. In pazienti diabetici si può giungere all'accumulo di corpi chetonici nel sangue e nei tessuti, può portare ad uno stato di acidosi e di tossicosi, che può sfociare in una profonda perdita della conoscenza, della motilità e della sensibilità, coma, e quindi della morte. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Diagnostici: test per il diabete. Codice ATC. V04CE02 glucorange, non viene somministrato ai fini farmacologici, ma ai fini di indagine diagnostica. Proprietà farmacocinetiche non pertinente. Dati preclinici di sicurezza non pertinente. Elenco degli eccipienti: acido citrico monoidrato, aroma arancio, colorante 110, metile pari idrossibenzoato, propile pari idrossibenzoato, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.